alla console Mimmo Merelli, alla console Mimmo Alardi, alla console Mimmo Alardi. E Mimmo è mucha cosa, e Mimmo è tanta roba. E Mimmo è mucha cosa, e Mimmo è tanta roba. Buongiorno amici della Zaccolo Duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi ho rispolverato questo pezzo comico, penso di Luca e Paolo, penso quelli di Camera Caffè, quei due lì, no? Mi piaceva questo. E Mimmo è tanta roba, e Mimmo è mucha cosa, perché Mimmo è tanta roba, ragazzi. Illusione araba, iniziano le prefiche prima ancora di arrivare. Ma tanto sarà come Elliot. Ma arriva? Secondo me non è sicuro che arriva. Arriva, non ti preoccupare che Mimmo è già in partenza. Sarà come Elliot. Secondo te, secondo voi, no? Uno spende un miliardo per lasciare il Milan con 4 milioni di ingaggio, con i giocatori a parametro zero, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cammin avanti! Se lo compro 1 miliardo, anche volesse guadagnarci, come ha fatto il fondo Elliot, roba che a me ovviamente non piace. Io voglio i proprietari, i padroni e che ci tengono. Però mettiamo anche caso che voglia fare come ha fatto il fondo Elliot. Se compri a 1 miliardo, minimo, devi vendere a 2 miliardi. Tra il tempo, 1,5 miliardi, minimo. Per far arrivare il Milan 1,5 miliardi, primo devi vincere. Secondo, devi arrivare a trofei importanti a livello internazionale. Quindi sicuramente faremo meglio con Mimmo e tanta roba. Poi, come vi ho già detto, non è che andiamo a prendere, a buttare i soldi in Mbappé, buttare poi, nel senso a fare tipo il Paris Saint Germain che compra le figurine. Prenderemo dei giocatori utili, un po' come fa il Liverpool, come fa il Chelsea, come fanno tante squadre top categoria, come fa l'Atletico Madrid stesso, eh? Cioè lo stesso Atletico Madrid, è una squadra che c'ha i conti a posto, che però ti va a prendere il João Félix, ti va a prendere il parametro zero che comunque prende uno stipendio alto. Quello è, noi dobbiamo portarci a quei livelli là. E poi mi aspetto che siano stati i primi a dirlo. Ho visto che anche Longoni dice che abbiamo dato l'anticipazione. No, quello noi già l'avevamo detto, mio amico Andrea forse non mi ha sentito, dello stadio da soli. Lo stadio e tutta la cittadella da soli. C'è gente, ci sono, io a volte non capisco delle cose. C'è qualcuno che mi ha detto, no, però se tu fai lo stadio insieme all'Inter, hai metà delle spese, ma i guadagni sono gli stessi. Come mai? Cioè, scusa, come i guadagni sono gli stessi? Se lo compri da solo, c'hai le spese 100% e i guadagni 100%. Cioè, secondo me, tanti non hanno capito. Cioè, lo stadio, che poi non è lo stadio, è la cittadella sportiva, perché insieme allo stadio ci fai gli hotel, ci fai i negozi, ci fai il cinema, ci fai i ristoranti, eccetera, 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 no? Tutte queste cose che vi ho elencato lavorano 365 giorni l'anno. Non è che lavorano quando c'è il Milan e basta. Capisci che è una cosa completamente diversa? C'hai il 100% dei costi, ma c'è il 100% dei ricavi. E questo sì che porterebbe il Milan a grandi livelli, perché se tu hai la tua cittadella è totalmente un'altra cosa. Io mi aspetto che facciano una roba del genere. Tra l'altro, un distretto di questo tipo non è un distretto dove ci vanno solo i tifosi del Milan, perché un altro mi ha detto, no è vero, però ci vanno i tifosi del Milan, i tifosi dell'Inter non ci vanno. Ma scusa, tu quando vai a un ristorante, non è che vai a un ristorante se sei tifoso del Milan. Cioè, se vai al Portegno lì, a come si chiama, il ristorante di Zanetti, non è che se sei milanista non ci vai. Se è un bel ristorante ci vai a mangiare. E di conseguenza tutta la cittadella vicino allo stadio non è che sarà tutta rossonera. Non è che i negozi saranno rossoneri e saranno solo per milanisti. Ovvio
che lo stadio sì, e comunque la zona è vicino allo stadio del Milan, ma i vari ristoranti, alberghi, bar, eccetera, 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 ci vanno un po' tutti. Chi passa ci va, che sia tifoso del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Juventus, della Fiorentina. Quello è business, non è che è dentro lo stadio, poi tutto un altro discorso, dove poi tra l'altro verranno anche le squadre avversarie a giocare. Quindi io già mi aspetto tante, tante, tante cose. Però oggi vi volevo dire che forse io la vivo un po' male, ho vissuto un po' male sta cosa del derby, sono stato un po' male da dopo il derby, mi sto riprendendo adesso, perché sarà che lo seguo con troppo amore viscerale, no? Già mi sono lamentato ieri che io vedere i tifosi che cantano quando perdiamo 3-0 e poi mi sale già il nervoso, perché se perdi 3-0 cosa canti? Cosa canti? Ti devi incazzare, altrimenti la differenza tra vincere e perdere qual è? Devono sentire anche i giocatori la differenza. Secondo me bisogna far sentire un po' la differenza. Oh, svegliatevi, cioè non va bene perdere il derby 3-0, non va bene. Invece no, non è stato così, sarà che io la vivo male, infatti l'ho vissuto un po' male. Però mi ero anche un po', diciamo la verità, non depresso, però un po' rassegnato anche per il campionato. In realtà questa finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus ci dà anche un'opportunità, perché bisogna cogliere le opportunità. Mi sono svegliato stamattina con la convinzione, non lo so perché, ma stamattina come se mi fosse arrivato un flash. Stamattina mi sono svegliato con la convinzione che prima non avevo, che l'Inter non le vince tutte. Mi sono convinto così, mi sono convinto che se le vinciamo tutte vinciamo il campionato. Non ero convinto così prima, Adesso invece sono convinto, perché loro da domenica giocano praticamente sempre, perché giocano domenica con la Roma, poi hanno il recupero col Bologna, poi c'hanno ancora il campionato, poi c'è la finale di Coppa Italia, poi c'è di nuovo campionato, cioè giocano sempre, sempre ogni tre giorni, sempre ogni tre giorni. E sappiamo che hanno una rosa limitata, perché hanno 12 giocatori utili, 13, quindi mi sono convinto che non le vinceranno tutte. Mi sono convinto così. D'altra parte, la domanda è: noi le vinciamo tutte? Questa è la domanda vera. Questo è il problema vero. Noi le vinciamo tutte? Non lo so. Diciamo che per ora bisogna vincere con la Lazio, che sarà molto difficile. Però iniziamo a vincere con la Lazio. Cioè adesso abbiamo solo questo da fare. Iniziamo a vincere con la Lazio. Speriamo. E poi vediamo cosa succede. Che poi in realtà, cosa siamo, un punto sotto? Se vincono il recupero, mi pare siamo un punto sotto o due, perché nel caso se loro perdono noi pareggiamo, per dire, vinceremo comunque lo scudetto, perché a pari punti abbiamo il vantaggio degli scontri diretti. Non lo so ragazzi, vediamo cosa succede. In ogni caso c'è Mimmo in arrivo, che è la cosa più importante di tutte, perché la paura, per chi ancora non lo sa, la paura è restare con Elliot. Il terrore che dilaga qua a Milano è restare con Elliot. Quello è il terrore, la paura. Va bene che tanti lo capiscano. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Manca un iscritto per i 14.500. Ci vediamo in live come sempre verso le 2:30, 3. E farò qualche moderatore nuovo oggi. Qualche moderatore. Ieri tanti mi avete scritto per fare i moderatori. Pian piano andrò a selezionare. Oggi volevo fare Alberto, Guglielmini e Ferid. Vediamo se ci sono. Poi farò uno di loro due o tutti e due moderatori. E poi cerco sempre qualcuno per Facebook, per Instagram e per TikTok. Prima o poi qualcuno troverò. Ciao ragazzi, ciao belli, ciao ciao.